lavorare, noi dobbiamo mettere assieme il resto della squadra, dobbiamo fare tante cose e soprattutto ci dobbiamo occupare di Spoleto. Tutti quanti si aspettano che ora facciamo molte cose, saranno tutte quante in linea con quello che abbiamo detto, speriamo che la provvidenza ci assista, soprattutto perché c'è bisogno anche di quella, speriamo che siamo tutti insieme a percorrere questo percorso e quindi che siamo soprattutto concordi negli obiettivi, che siano quelli del bene comune, del bene della città, in testa a tutto. Poi dopodiché abbiamo già detto che in campagna elettorale, ma non è solo una campagna elettorale, che cercheremo di rimuovere tutte le situazioni che hanno creato disagio ai cittadini e soprattutto invece di dare delle rassicurazioni sul loro futuro. Le situazioni difficili le conoscete più di me, perché me le avete anche illustrate in campagna elettorale. Ho cercato piano piano di prenderne pienamente coscienza, perché certamente vivere poi materialmente l'impegno di sindaco è diverso da quello di cittadino semplice, tante cose non si sanno, oppure semplicemente ovviamente vengono assimilate piano piano, e quindi credo che nel momento stesso in cui cominciamo a lavorare assieme aumenterà il livello di conoscenza e ovviamente aumenterà pure l'impegno che bisognerà approfondire in questa nuova attività. Ho avuto tutti voi come amici quantomeno, e questo sono estremamente fiero, perché ci sono stati apporti assolutamente costruttivi, positivi. Adesso mi aspetto la stessa costruttività, la stessa amicizia e soprattutto lo stesso impegno, perché lo so che volendo gli spoletini ci sanno fare e gli amici anche di più. Quindi quelli stessi.